ripasso musicale di storia romana. Il prof per due mesi, insomma, non è venuto a scuola perché ha fatto un'operazione e quindi abbiamo un po' lasciato, interrotto, sospeso il discorso della storia romana. Lo riprenderemo la prossima volta, venerdì, a partire da Traiano in poi. Ora però tutto quello che è successo prima di Traiano, un po' l'abbiamo studiato insieme, un po' l'avete studiato con la supplente, con la professoressa supplente, e un po' adesso lo ripassiamo in modo un po' divertente con le canzoni che ha fatto il prof del Cantastoria, insomma, un po' particolari, no? La prima canzone che vi faccio sentire, però aspetta, tu aspetta sempre il mio segnale, quando faccio il segno così puoi partire, prima no, assolutamente. La prima canzone riguarda la religione latina, comunque lo stiamo vedendo anche nel poema dell'Eneide che stiamo studiando, è una religione che ha molto a che vedere con la religione greca. E il Pantheon è l'espressione dell'insieme degli dei, e ci potevano mettere, anzi aggiungevano sempre più dei man mano che, non so, incontravano varie popolazioni, eccetera. Loro non facevano altro se non aggiungere divinità, e le divinità dei greci spesso corrispondevano alle divinità dei romani, e magari con un nome diverso, come nel caso di Zeus che diventa Giove, oppure con lo stesso identico nome, come nel caso di Apollo, che rimane con lo stesso nome sia per i greci sia per i romani, Apollo. Bene, allora vi stavo dicendo quindi del Pantheon. Ora in questa canzone rivediamo a schermo tutti i nomi greci degli dei, mentre invece io canterò, anche proverò a cantare con i nomi latini, no? Degli dei. Ma chiedo la vostra collaborazione sempre. Sono cinque canzoni in cui chiedo di partecipare. Non dovete solamente sentire, ma dovete partecipare. In questa canzone dovete cantare il ritornello, che è semplicissimo, fa così. Panteo, 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 insieme. Siete pronti allora? Sì. Ecco, attenzione, quando vedete a schermo il ritornello, cantate anche voi, d'accordo? Pronti, partenza e via! Giove nostro Signore, è il capo dell'Olimpo, di tuoni e di saette, padre di molti dei, Giunone la dea madre, che protegge i matrimoni, le nascite e gli altari, ma è sottomessa Giove. Minerva è coraggiosa, sostiene le città, è bellicosa. Diana di Apollo è la sorella, Foreste caccia e Luna la fanno bella. Apollo del futuro, divinatore, sole, musica ed arte, di ciò il Signore. Marte è il dio guerriero e con ardore ama Venere, dea dell'amore. Panteo, 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 Panteo. Celere è la dea di campi e viade, è madre di Proserpina, sposa di Plutone, Mercurio delle notizie.
notizie è il portatore. Sul mare Nettuno è il dominatore. Bacco è il dio del vino ed in suo onore si svolgono i baccanali, feste teatrali, satiri, ninfe, muse e dei minori forse completeranno il nostro Panteo. La prossima canzone si intitola Muzio. Con questa canzone noi vogliamo ricordare l'età della Prima Repubblica, cioè la prima età della Repubblica Romana, cioè il tempo in cui insomma, i romani erano grandi conquistatori e continuavano a combattere con altre popolazioni, soprattutto con gli etruschi, ecco, in modo particolare. In questa età loro elaborano le storie più importanti del loro passato. Cioè sono storie, cioè sono vicende storiche, è probabile che ci sia stato davvero magari questo tale Muzio Scevola che poi insomma, come dire, ha lottato contro gli etruschi, ha cercato di ammazzare un re straniero, eccetera. Però poi queste storie sono state trasfigurate, cioè sono state un po' modificate, ecco. Sono diventate quasi delle leggende per i romani. Alla base della loro storia c'è qualche cosa che per noi non è che sia così attendibile. Sono le varie storie di Orazio Coclite, Orazio Curiazzi, la Tarpea, i Fabi, Cincinnato, Coriolano, eccetera eccetera. Sono storie un po' leggende che stanno a, ci stanno a indicare quali sono i valori. I valori li chiamavano mos maiorum, cioè l'insieme, insomma, dei costumi degli antenati, che consistevano in lealtà, fedeltà, rispetto, devozione, quindi soprattutto poi nei confronti dello Stato una capacità di abnegazione, cioè di dare tutto se stessi, di offrire tutto se stessi, che è testimone di coraggio, che è testimoniata proprio da questa storia, storiella che noi adesso ascolteremo tramite questa canzone, che si intitola Muzio. Prima di far partire però la base musicale, dobbiamo magari sentire un attimino il ritornello, che possiamo fare però questa volta solo alla fine della canzone. Più o meno il ritornello fa così. Questo dananda danda insieme con me, ok, per il resto ascoltatela che è una canzoncina molto carina e molto divertente anche. Va bene, pronti? Via con Muzio. Michael, c'è qualche problema? No. Sono un valoroso legionario, da poco a Roma è nata la Repubblica, e per salvarla dalla forza etrusca contro Porsenna le armi abbiamo preso, e io ci metto una mano sul fuoco che Roma sarà grande e fortunata, e il mondo presto parlerà latino sotto la nostra forza e autorità. Per questo
Questo scelto di fare un'azione, di penetrare dentro il campo etrusco e di ammazzare l'odiato re Porsenna, per porre fine a questa dura guerra. E io ci metto una mano sul fuoco, che Roma sarà forte e rispettata, che il mondo presto sarà unito in pace sotto la nostra forza e autorità. Soltanto che per caso sfortunato il re come un medico era vestito, pertanto il mio coltello acuminato nel petto di quel medico ficcato. E io ci metto una mano sul fuoco, che Roma sarà nota e fortunata, che il mondo presto parlerà latino sotto la nostra forza e autorità. Davanti al re Porsenna consegnato una mano, io sul fuoco io bruciato. E il re, che era gentile e costernato, mi fece andare via, mi ha liberato. E io ci metto una mano sul fuoco, certo me so scottato e mica poco, però l'antico onore ho preservato e a Roma quasi intero son tornato. C'è una canzone sul Spartaco. Ecco, alzate un attimo il volume perché non si sente la base musicale. C'è anche un volume di così. Ecco, stavo dicendo quindi che adesso c'è una canzone un po' rock, ecco. Nel senso che Spartaco è il capo dei gladiatori che cercano di opporsi a Roma nel primo secolo avanti Cristo. Lui frequentava una scuola di gladiatori a Gaeta. A un certo punto organizza una rivolta con gli altri suoi amici gladiatori. Questa rivolta ha successo via Gaeta e poi si espande nell'Italia meridionale, nel senso che riesce a trovare anche tantissime altre persone che lo seguono, insomma, e quindi diventa una grande minaccia per Roma. A questo punto ci sono anche degli scontri, delle battaglie, e i primi scontri, le prime battaglie sono vinte da Spartaco. C'è stata anche una serie TV che recentemente è stata fatta su Spartaco, non so se qualcuno di voi l'ha vista. È un personaggio che è diventato quasi una leggenda. Pensate che negli anni tra gli anni 20, ecco, diciamo, fine agli anni 20, inizio anni 30, in Germania c'era un movimento chiamato Movimento Spartachista. C'è un personaggio della storia che ha colpito talmente tanto che, insomma, addirittura è nato un movimento politico spartachista, cioè della gente povera in Germania che lamentava una situazione economica difficile, che cerca di ribellarsi e di portare al potere il popolo. Quindi, diciamo, un movimento vagamente socialista. E questo è il movimento degli spartachisti in Germania negli anni 20. Poi, come ben sapete, sono arrivati i nazisti, quindi poi questo movimento ovviamente è stato messo da parte, distrutto. Quindi sono stati anche eliminati tutti i capi di questo movimento politico. Ritornando a Roma, primo secolo avanti Cristo, ecco, stavamo dicendo quindi che questa rivolta è poi stata sedata nel sangue. A un certo punto mandano Crasso. Ecco, avete studiato il primo triumvirato, Pompeo, Cesare e Crasso. Era uno dei triumviri, è un personaggio molto in vista all'epoca a Roma, molto ricco, eccetera. E allora, per avere un certo seguito politico, uno doveva fare anche il comandante
in generale, no? E infatti abbiamo visto Pompeo, Cesare, Ottaviano, eccetera, per acquistare potere avevano fatto i generali, i comandanti, no? E quindi anche lui fa un'impresa, è quella di andare contro questi, come dire, appunto Spartaco, gli altri gladiatori, gli altri rivoltosi, che comunque non potevano permettersi le armi, le macchine da guerra dell'esercito romano, e andare a trucidarli, ammazzarli tutti quanti. Termina così la vicenda di Spartaco. È una vicenda violenta, una vicenda tremenda, no? Per questo motivo l'ho resa qualcosa di... È Spartaco che ci parla, diciamo così, quindi un po' dura, una canzone un po' dura, proprio per rendere questa rabbia, ecco. Dai. Ecco, qui non avete, non c'è purtroppo da fare nessun ritornello. Vabbè, non è previsto. Facciamo così. Ma sì, fate così. Dai. Ok, vai con Spartaco allora. Via. Sono uno schiavo proveniente dalla Tracia. Sono giunto a capo per essere gladiatore. Allora coi compagni ho organizzato una rivolta per poter tornare a casa. Ma non c'è sta niente da fare questi romani, certo se sono un poco imborghesiti, ma il loro esercito forte ed attrezzato è ancora troppo grande e organizzato. Siamo trattati peggio dei maiali, noi non possiamo sposarci né figliare, noi siamo oggetti in mano dei romani per soddisfare il gusto del sangue. Ma non c'è niente a fare con sti romani, certo se sono un poco ramolliti, ma il loro impero saldo ed ordinato è ancora troppo grande e regolato. Malgrado tutto stiamo a fare faville e di battaglie ne abbiamo vinte mille, passando tre città e per borgate le nostre schiere si sono rimpinguate. Ma non c'è sta niente a fare con sti romani, certo se sono un poco imborghesiti, ma il loro esercito forte ed attrezzato è ancora troppo grande e organizzato. Ci sono volute ben 10 legioni con Crasso a capo, quel grande riccone, ma l'ho venduta cara questa pelle ed il mio gesto si saprà per sempre. Ma non c'è sta niente a fare con sti romani e i miei compagni tutti e 6.000 saranno messi in croce sulla via, come usano fare questi oppressori. Se sono un poco imborghesiti, ma il loro esercito forte ed attrezzato è ancora troppo grande e organizzato. Bene, bene. Allora adesso esaminiamo un altro episodio fondamentale, Ave Cesare, un altro episodio fondamentale nella storia romana, cioè l'assassinio di Giulio Cesare. Giulio Cesare aveva fatto tantissime battaglie, soprattutto contro i Galli e la guerra civile contro Pompeo. Gli era sempre andata bene, addirittura lui andava nella... prima fila, nella prima schiera, insomma, nell'avanguardia dell'esercito per incitare i suoi soldati quando si trovavano in grandi difficoltà, ed era sempre rimasto illeso, sano e salvo. Lui credeva di essere proprio segnato e protetto dagli dèi, no? Quindi quando un certo mattino del 15 marzo del 44 a.C. gli avevano detto, in base ad alcuni sogni, presagi, visioni, di starsene buono buono a casa e di non andare in Senato, lui aveva detto, ma perché?
ne ho passate tante, mi è sempre andata bene, sono sempre rimasto vivo, insomma, perché dovrei aver paura? Di che cosa poi? Effettivamente invece avrebbe dovuto, secondo almeno quelle che sono le leggende degli antichi, avrebbe dovuto tener conto di questi presagi e di queste visioni. Perché quando lui entrò nella curia, nel senato di Pompeo, si chiamava così, il senato di Pompeo perché era stato realizzato vicino al teatro di Pompeo, dove c'era una bella statua di Pompeo, e per certe volte il senato si riuniva lì, invece che nella solita curia presso il foro romano, no? Allora lì praticamente c'erano i congiurati. Chi erano? Erano dei nostalgici di Pompeo e in generale del partito degli ottimati, quindi del partito dei conservatori, dei reazionari, dei conservatori, eccetera. Ora, questi avevano organizzato una congiura, cioè volevano far fuori Cesare, ed effettivamente lo faranno. Non so se avete letto il libro Idi di marzo di Valerio Massimo Manfredi, che racconta proprio in forma romanzata la storia di questa congiura. Allora, diciamo, Bruto è figlio di Cesare, in che senso? Nel senso che è figlio adottivo. Cioè allora era molto in auge la pratica dell'adozione. Lo vedremo venerdì quando studieremo gli imperatori per adozione. Cioè si adottava una persona, un personaggio, un ragazzo, un giovane, soprattutto se uno aveva un certo potere, no? Spesso adottava queste persone anche perché voleva che si creasse un legame particolare. Lo stesso Ottaviano era figlio adottivo, anche lui di Giulio Cesare. Ora Bruto invece aveva delle idee diverse rispetto a Cesare. Dicevamo le idee degli optimates, cioè idee di conservatori, chiamiamoli così, no? Cioè di quelli che volevano restaurare il potere del Senato come era prima che arrivasse Cesare, che infatti si va a nominare dittatore a vita, fa tante cose anche importanti da un punto di vista civile, costruzioni, bonifiche, eccetera, eccetera. Però non va giù a questo partito qua. Ora lui Cesare dice: io sono clemente con voi, misericordioso, eravate pompeiani, cioè eravate dalla parte di Pompeo durante la guerra civile, bene, vi condono tutto, vi perdono tutto. Ecco, basta che riconosciate il mio potere. Sì, Cesare, sei grande, sei potente, sei rispettato, eccetera, eccetera. Però intanto loro tramavano dietro le quinte, preparavano la congiura. Avete capito? Ecco, io qui ho voluto rendere con questa canzone proprio la mentalità di questi congiurati, di questo Bruto e degli altri che preparavano la congiura mentre invece davanti a Cesare si presentavano come ossequiosi davanti a lui. Allora, in questo caso voi dovreste fare il ritornello. Il ritornello fa così, è molto semplice. Ben Cesare, ben Cesare. Ben Cesare, ben Kaiser. Ecco, Kaiser, perché Kaiser. Kaiser? Sì, adesso spiego perché. Kaiser è una parola tedesca che vuol dire imperatore, no? Davvero, Kaiser, Guglielmo, eccetera. Cioè, i tedeschi chiamavano gli imperatori Kaiser, no? Ora, la parola Kaiser non è nient'altro se non la parola Caesar, Caesar, la parola latina Cesare, in lingua tedesca. Ecco perché ho inserito Kaiser qua alla fine della prima riga del ritornello. Alla fine della seconda riga del ritornello c'è zar. Zar è una parola russa che vuol dire la stessa identica cosa. E perché lui si chiamava così, lo zar, no? Chi era lo zar? Era l'imperatore di tutte le Russie. Anche la parola zar non è nient'altro se non la parola zar, Cesar, Cesar, in lingua russa. Capite perché ho messo queste due? Quindi proviamo il ritornello che possiamo fare nel corso della canzone, che fa più o meno così. Ben Cesare, ben Cesare, ben Cesare, ben Kaiser, ben Cesare, ben Cesare, ben Cesare, ben Zar. Riproviamo, quindi tre volte Ave Cesare, poi Ave Kaiser. Tre volte Ave Cesare, poi Ave Zar. Riproviamo perché c'è bisogno di più partecipazione, di più. Vediamo se ci riusciamo.
Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Case, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Zare. Direi che ci siamo allora, eh? Quindi state attenti perché la canzone inizia subito con questo ritornello. Quindi siete pronti? Potete dirti? Partiamolo, via! Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Caese, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Il mio nome è brutto ma io sono bello, sono un nobile, orgoglioso e pazzerello. Non mi piace il mio padre adottivo, che da quando ha vinto i galli sembra un divo. Ora noi facciamo finta di onorarlo ed intanto progettiamo di accopparlo. Quando meno se l'aspetta nella curia, noi potremo scatenare la nostra furia. Ave Cesare, ma quanto sei clemente! Ave Cesare, ma quanto sei potente! Ave Cesare, vogliamo rispettarte! Ave Cesare, te va se la mangiate! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Caise, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Anche tu, oh brutto figlio mio, m'hai gridato quando Armon m'hai detto addio. Ma non hai capito che a sfidar Senato se finisce 30 volte pugnalato. Ora poi però è accaduto un casino, Marcantonio ha sobbillato il popolino ed ha letto tutto quanto il testamento. Quasi quasi me scannava al momento. Ave Cesare, ma quanto eri clemente! Ave Cesare, ma quanto eri potente! Ave Cesare, volevamo indovinarti! Ave Cesare, ma fosse una mazzate! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Caise! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Io non so se sarò tanto rispettato o nel corso della storia criticato. So soltanto che se non faccio valigie io fra poco vado a visitare lo Stige. Marcantonio intanto ha progettato un piano con quell'altro bel imbusto del Taliano. Ha compreso che il secondo triunvirato come il primo è solo un patto scellerato. Ave Cesare, ma quanto eri clemente, sì! Ave Cesare, ma quanto eri potente, sì! Ave Cesare, volevamo torturarte! Ave Cesare, me fosse ammazzate! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Caise, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Bene ragazzi, siamo arrivati all'ultimo atto e parliamo dell'impero. Oh, bene, per parlare dell'impero ho fatto una canzone su Caligola. Gli imperatori che avete studiato con la vostra supplente sono gli imperatori della dinastia Giulio Claudia e della dinastia Flavia. Uno di questi è Caligola e noi diciamo che seguendo Svetonio e Tacito, no? Abbiamo un'immagine molto negativa di Caligola e tutto sommato, insomma, probabilmente era un imperatore un po' pazzo, no? Certo, aveva, ecco poi venerdì spiegherò, no? Aveva un'idea un po' orientale di imperatore, cioè era un imperatore che doveva far tutto e doveva decidere tutto, quindi un monarca assoluto, e cercava di imporla in un modo appunto assolutamente
non condiviso dalla gente dell'epoca e neanche dal Senato e persino dai pretoriani. E infatti Senato e pretoriani alla fine si metteranno d'accordo, in genere non erano d'accordo senatori e pretoriani, no? Perché i pretoriani erano la guardia dell'imperatore e quindi avevano delle idee un po' innovative, generalmente erano dalla parte dell'imperatore, mentre il Senato era un po' nostalgico. E invece adesso sono d'accordo tutti quanti, e tutti quanti fanno insieme una congiura e mettono a morte Caligola. Bene, ora per rendere questo, insomma, un po' questo imperatore, ho fatto una cosa un po' particolare. Ecco, non so se voi conoscete le cerimonie dei trionfi presso i romani. Che cos'erano le cerimonie dei trionfi? Grandi, grandissime feste, nel corso delle quali si celebravano i grandi comandanti, i generali vincitori di campagne militari. Ora, nel corso di queste feste, insomma, di questi trionfi, cerimonie trionfali, era possibile anche prendere in giro il comandante. Qui giochiamo un po' sulla parola imperatore, no? Perché per i romani la parola imperator voleva dire generale comandante, ma adesso ormai in questo periodo, nel periodo di Caligola, arriva a significare più o meno quello che pensiamo anche noi quando diciamo la parola imperatore, no? E allora ho immaginato una specie di grande cerimonia trionfale in cui è presente Caligola, che parla al popolo, ma il popolo questa volta è autorizzato a prenderlo in giro, perché durante i trionfi si poteva prendere in giro l'imperatore. Quindi parla l'imperatore, parla Caligola, ma il popolo può prenderlo in giro. Voi siete autorizzati in quest'unico momento, in quest'ultima fase, a fare le pernacchie a professore, perché il professore è in questo caso rappresenta Caligola, rappresenta un imperatore che è un po' pazzo. Quindi sappiate che potete farlo, soprattutto poi quando appunto io dico io sono l'imperatore, a me si deve onore. Quando dico a me si deve onore, però ho detto un po' quasi con accento romanesco, a me se deve onore, diciamo, voi siete autorizzati insomma, a fischiare o a fare pernacchie o altri gesti di disapprovazione, ecco, sì, sappiate, gesti o versi di disapprovazione, ecco, ululare, ecco, eccetera, potete farlo, perché è previsto dalla canzone, è il vostro modo per partecipare anche in quest'ultima canzone del piano. Bene, bene, bene. Allora, possiamo partire con Caligola? Pronti? È una marcia, visto che è un, come dire, questo è una cerimonia trionfale, no? E quindi una marcia, il trionfo era anche proprio una marcia, esatto, una specie di grande processione, se vogliamo, no? Dell'esercito, c'erano i soldati e c'erano anche i prigionieri delle, insomma, popolazioni sconfitte, no? E quindi è una bella marcia anche questa. Via con Caligola, allora. Pronti, partenza e via. Sono figlio del germanico appoggiato da Macrone. Mio padre era un soldato, orgoglio della nazione, e il popolo e il senato m'hanno fatto imperatore, convinti che di Tiberio io fossi ben migliore. Io sono l'imperatore, a me se deve onore, chi non mi mostra soggezione farà la tutta. Chiamano Caligola, che vuole di stivale, usato dalla truppa, è un nome militare, che ho meritato andando a seguire mio padre, nelle campagne fatte per ordine di Augusto. Io sono l'imperatore, a me se deve onore, chi non mi mostra successione finite Calderone. Io dormo tutto il giorno mentre la notte veglio, poi magno e bevo come se fossi un gran porcello, rubo le mogli agli uomini, le sposo e me le prendo, e guai a chi dissente, meglio non esser nato. Io sono l'imperatore,
direzione, farvi in bocca al leone. Se voglio io tenermi in un cavallo senatore, mi piace anche esibirmi come un gladiatore, auriga e ballerino, e amo camminare su un mucchio di monete come Papa Verone. Io sono l'imperatore, a me se deve onore, chi non mi mostra successione farà tutta fine. Ave Cesare bis, praticamente attenti che non parte subito, mi ero sbagliato, cioè l'Ave Cesare, il ritornello parte dopo una serie di 4 do settimi. E poi c'è Ave Cesare, ok, ecco, adesso la facciamo bene, mi raccomando, eh. No, mi raccomando. Pronti, partenza, via. Vai. Ave Cesare, Ave Cesare. Il mio nome è brutto ma io sono bello, sono un nobile orgoglioso e pazzerello. Non mi piace il mio padre adottivo, che da quando ha vinto i galli sembra un divo. Ora noi facciamo finta di onorarlo, intanto progettiamo per accopparlo. Domeno se l'aspetta nella curia, noi potremo scatenare la nostra furia. Ave Cesare, ma quanto sei clemente! Ave Cesare, ma quanto sei potente! Ave Cesare, vogliamo rispettarti! Ave Cesare, te possi non ammazzarte! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Kaiser, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Anche tu, oh brutto figlio mio, m'hai gridato quando Armonna hai detto addio, ma non hai capito che a sfidar Senato se finisce 30 volte pugnalato. Ora poi però è accaduto un casino. Marcantonio ha sobillato il popolino ed ha letto tutto quanto il testamento. Quasi quasi me scannava un armamento. Ave Cesare, ma quanto eri clemente! Ave Cesare, ma quanto eri potente! Ave Cesare, volevamo ingannarti! Ave Cesare, ma quasi l'ammazzate! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Kaiser, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Io non so se sarò tanto rispettato o nel corso della storia criticato. So soltanto che se non faccio la legge, io fra poco vado a visitare lo Stige. Marcantonio intanto ha progettato un piano con quell'altro bell'imbusto di Ottaviano. Ma ho compreso che il secondo triumvirato, come il primo, è solo un fatto scellerato. Ave Cesare, sì, ma quanto eri clemente! Ave Cesare, ma quanto eri potente! Ave Cesare, volevamo torturarti! Ave Cesare, te fossero ammazzate! Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Kaiser, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare, Ave Cesare. Grazie a tutti. Non è lo Stige.
Stige è un fiume infernale. Quindi ero come dire, qua dice, attenzione. Cosa dice? Se non faccio le valigie vado nello Stige. So soltanto che se non faccio valigie, se non vado via da Roma, fra poco vado a visitare lo Stige, vuol dire che fra poco mi ammazzano. E infatti Brutto con Cassio andò via, ma poi fu raggiunto da Antonio Ottaviano, che lo sconfissero in battaglia e lo fecero fuori. Quindi poi ci fu il secondo trigger. Bravo, bravo. Grazie ragazzi. Intervallo adesso. Ciao a tutti. Ciao a casa. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/